Noi qui però abbiamo un ufficio che si chiama l'ufficio di Gene. Sì. Eccolo là. Gene, che dicono di noi oggi? Ho paura a chiederlo. Apro ufficialmente il mio ufficio. Allora, okay, no, guarda. È aperto. Ci sono alcune cose, ad esempio, c'è un telespettatore che fa presente, che molti non lo sanno, ma la Ruth è stata Miss Muretto, ma il titolo le fu ritirato perché il muretto era abusivo. No, e poi hanno detto, no, perché c'è molta gente che dice che sia tu Simona che Maria Teresa avete fatto la Domenica Sportiva e oggi sì. Vi rivedono ancora qui alla Domenica, chiedono ma perché non fate come tutte le altre donne, andate all'IKEA a prendere le cose? Beh, allora, no, io però... Perché non moliamo mai! A proposito... Perché ci andiamo di sabato! No, abbiamo sentito cantare, noi con quelli di Anzio, col pubblico, allora abbiamo preparato una controcanzone, ve la cantiamo insieme. Ragazzi, siete pronti? Oh. Siete pronti? Sì. Allora, via, alzatevi con me. Alzatevi con me. Allora, uno, due, tre, pronti? Aiuto. Felicità è togliere l'audio a Paolo Simone, la felicità. Non sentire stonare le due carampane, la felicità. Senti che pace che c'è senza le stecche di quelle là. Come un silenzio che sa di felicità. Felicità. Grazie. Senti, ma... Eccoci qui, bentornati a Citofonare alle 2 con questi ospiti meravigliosi, Carmen Russo, Maria Teresa Ruta, Enzo Paolo Turchi. Stiamo raccontando un po' della loro storia, degli esordi, del ballo, della televisione, della vita privata, ma noi sapete che abbiamo un ufficio molto importante che è l'ufficio di Gene. Allora vorrei capire, durante la pubblicità, se qualcuno ha scritto qualcosa a Gene. Beh, cosa hanno scritto in tanti, casa? Uno ha chiesto addirittura se Carmen poi quella vetrata là l'aveva pagata. Quella... No, io no, sono... No, però noi siamo andati in giro, abbiamo chiesto, abbiamo fatto un sondaggio particolare legato proprio a Carmen e a Enzo Paolo. Bene. Che è questo. Allora, il sondaggio è, se scoprisse che Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si sono lasciati, come reagirebbe? Allora, il 40% dice, amica il numero di Carmen Russo che ci provo. Poi, il 30% ha detto... Ah, stavano insieme e pensavo lei fosse la badante. No, non è carina questa. Il 28% ha detto ok le bollette da pagare, ok la spesa rincarata, ok l'inflazione, ma una notizia così non la reggerà. È vero. Beh, preferisco il 2%, il 2% ha detto siamo i più belli del mondo, è impossibile, ma tenga conto che siamo Carmen e Enzo. L'auguro a tutti una badante così. Ci credo, ti piacerebbe. È il momento di Gene Gnocchi. No, guarda, intanto ha scritto un telespettatore, chiede se a fine stagione facciamo tutti i più bei momenti in DVD della trasmissione e li vuole regalare a sua suocera che odia. Stavo credendo. Qui c'è un sondaggio, quale facciamo? Quello su Citofonare Rai 2, ecco. Allora, ecco, sono grazie. Andato in giro per l'Italia a chiedere, secondo voi, quali sono i momenti migliori di Citofonare Rai 2? Ah, bravo. Il 40% ha detto, vediamolo, i titoli di coda. Rassicurante, devo dire, molto rassicurante. 30% ha detto impazzisco per il gioco della ghigliottina. Volevo dire quando il comitato offre il vaso cinese. Il 29% ha detto il momento migliore è stato, vediamo, quando c'è stato il blackout nel quartiere. Bene. E l'1%... Sicuramente l'ufficio di Gene, ma tenga conto che sono la mamma di Gene Gnocchi. Ecco, appunto.